Allora, buongiorno a tutti. Oggi presentiamo la giunta che guiderà la città durante la mia consiliatura. È un momento molto importante. La città ha bisogno di una guida ferma e operativa. La situazione è molto complicata, sappiamo bene che ci sono tante emergenze quotidiane e quindi abbiamo la necessità di dare delle risposte concrete ai cittadini che ci chiedono di avere più vivibilità, una città normale, come ho ripetuto varie volte. Purtroppo dobbiamo confrontarci anche con l'emergenza della galleria della seconda galleria che abbiamo trovato chiusa nelle ultime ore per un problema che purtroppo si trascinava da mesi e con un intervento anche dell'autorità giudiziaria. Ma, insomma, sono intervenuto subito e ringrazio Edoardo Cosenza che, insomma, come senza alcuna veste ancora, ha dato un contributo molto importante in queste ultime ore per cercare di risolvere subito questo problema per i nostri cittadini, insieme alle strutture tecniche del Comune, al Comando dei Vigili Urbani, che si sono subito attivati per fare in modo che si potesse dare una risposta a questo problema. Abbiamo tanti altri problemi, ma non voglio parlare di problemi, voglio parlare di futuro oggi. Voglio parlare di una città che riparte, che è ben amministrata, che risponde ai bisogni dei cittadini, ai problemi dei cittadini, che guarda al futuro e che è capace di cogliere a testa alta quelle che saranno le occasioni che verranno nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, a partire dal nuovo quadro di sostegno comunitario, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai fondi per la coesione. Quindi una città forte, salda, che mette in campo le sue migliori competenze per poter dare risposte concrete e vere ai propri cittadini. Ho detto dall'inizio che la nostra sarà una sfida collettiva. Io rappresento tutti i napoletani, coloro che mi hanno scelto nell'urna elettorale, ma anche gli altri che ovviamente hanno legittimamente fatto altre scelte. Oggi è finito il tempo della campagna elettorale, della propaganda, adesso dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene della nostra città e dei nostri concittadini. Il governo della città sarà un governo che è basato sulla condivisione, sull'apertura a quelle che sono le migliori risorse della città, aperto all'ascolto, al confronto, ma anche fermo e deciso per quelle che sono le scelte necessarie per il bene della nostra città. Con un rapporto istituzionale solido con tutte le istituzioni, quelle che ci sono più vicine, la Regione, il Governo nazionale, quelle che ci sono un po' più lontane geograficamente, la Commissione europea, che però è vicina a quelli che sono i bisogni e i progetti della nostra città. Abbiamo varato in tempi molto rapidi la giunta. Io ricordo che mi sono insediato lunedì scorso, non abbiamo ancora la proclamazione degli eletti, che mi auguro possa avvenire a breve, in maniera tale anche da convocare il Consiglio comunale. Ma è necessario muoverci subito proprio perché le urgenze sono tante. Un ringraziamento a tutte le forze politiche, a livello locale e a livello nazionale, che hanno accompagnato il percorso della mia candidatura e della mia avventura elettorale, dell'avventura nostra, della coalizione che io rappresento, per il senso di responsabilità e il senso di collaborazione che hanno mostrato sempre, condividendo un progetto comune, sapendo che oggi è il momento di mettere al centro
l'interesse collettivo rispetto al pur legittimo interesse di parte. Oggi è il momento del costruire, il momento dello stare insieme, il momento della scelta della qualità, perché di questo la città ha bisogno, questo è quello che i cittadini ci chiedono e che il Paese si aspetta. Con me ci sono gli assessori e devo dire ringrazio loro per l'impegno, so bene che si tratta di un impegno molto gravoso, un impegno faticoso, un impegno che sottrarrà tempo alle famiglie, ai loro affetti, perché abbiamo davanti una sfida grande, ma io immagino anche quelli che sono i loro sentimenti, che so che sono coincidono con i miei, quando ho deciso di candidarmi e quando ho avuto il grandissimo privilegio che i napoletani hanno scelto me come sindaco. È un momento in cui tutti mettono da parte l'io, mettono da parte il proprio per mettere davanti il noi e l'interesse collettivo. Presento rapidamente gli assessori che sono qui con qui presenti. Allora, abbiamo, ecco qua, mancava un foglio, stava sotto. Allora, alla mia destra Mia Filippone, che è vice sindaco con delega all'istruzione e alla famiglia. Mia, insomma, sapete benissimo chi è, però la presento perché il protocollo lo prevede, docente di italiano, latino e greco, che è stata dirigente scolastica di molte scuole napoletane, tra cui anche il liceo Genovesi e il liceo San Nazaro. Al bilancio per Paolo Baretta, devo dire, esco un po' dal protocollo per un ringraziamento particolare a Pierpaolo. Il fatto che abbia accettato questa sfida, che abbia voluto affiancarci in uno dei ruoli più complicati che ne abbiamo davanti, perché sappiamo che il tema del bilancio è una delle vere sfide del nostro comune, un uomo della sua esperienza e della sua storia, devo dire è una cosa che gli fa molto onore, quindi sono molto grato anche a nome non solo mio personale, ma credo dei napoletani, che questo è anche un segnale di quanto il problema Napoli, che non è il problema, è l'opportunità Napoli, sia al centro della politica nazionale. Per Paolo Baretta, che ha avuto una storia molto lunga, che è anche docente di storia dell'economia alla Pontificia Università di Roma ed è stato già deputato e sottosegretario dell'economia in vari governi, Letta, Renzi, Gentiloni e anche nel governo di cui sono stato anch'io ministro, quindi abbiamo condiviso un'esperienza di governo insieme e lui e Pierpaolo è a Napoli proprio per lavorare con me e con tutta la giunta per dare finalmente una risposta definitiva a quelli che sono i problemi economici e finanziari della città che si trascinano da anni. Edoardo Cosenza avrà la delega all'infrastruttura e mobilità, oltre che essere docente di tecnica delle costruzioni, è oggi presidente dell'Ordine degli Ingegneri ed è stato già preside della Facoltà di Ingegneria della Federico II. Laura Lieto avrà la delega all'urbanistica. Laura è docente di teoria dell'urbanizzazione alla Federico II, ha tante esperienze internazionali, ha lavorato in grandi università, tra cui la Columbia University, ed è una grande esperta anche di politica della rigenerazione urbana, ha studiato molto le nostre periferie, che è una delle grandi sfide che noi abbiamo davanti, quella della trasformazione urbana, soprattutto delle nostre periferie, guardando anche all'inclusione sociale e allo sviluppo economico di questi territori. Abbiamo Teresa Armato, che avrà la delega al turismo e alle attività produttive, che è già stata senatrice, assessore regionale con varie deleghe, tra cui anche quella del turismo, e anche vicepresidente della provincia di Napoli. Abbiamo Luca Trapanese, che avrà la delega alle politiche sociali. Luca è stato fondatore di A Ruota Libera Onlus,
che si occupa di progetti legati alla disabilità, al tema del sostegno ai ragazzi disabili senza genitori, e a una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni. Si è sempre impegnato sui temi del sociale, guardando soprattutto ai bisogni dell'infanzia e di quelli che sono soprattutto i bambini con grandi difficoltà. Antonio De Jesu, che è già stato vice capo della Polizia e questore di Napoli, Milano, Avellino e Salerno, che avrà la delega alla Polizia Municipale e alla legalità, un'altra delle deleghe molto importanti nella riorganizzazione anche funzionale e prospettica della nostra città. Paolo Mancuso, che per una indisposizione non è presente, è già procuratore capo e avrà la delega all'ambiente e al mare. Poi Chiara Marciani, che è già stata assessore regionale, un'esperta in programmazione dei fondi europei, che seguirà le politiche giovanili e del lavoro. Abbiamo deciso di accoppiare queste due deleghe proprio perché il tema delle politiche giovanili e il tema delle politiche del lavoro sono due temi che dal mio punto di vista sono strettamente interconnessi. Oggi noi abbiamo un grande problema di disoccupazione giovanile, non solo, ma anche di emigrazione dei nostri cervelli. Noi dobbiamo mettere in campo politiche che consentano di attrarre e stabilizzare il capitale umano che noi abbiamo. Poi abbiamo Vincenzo Sant'Agata, ecco, che è anche lui ordinario di chimica farmaceutica, che è presidente dell'Ordine dei Farmacisti Napoli, che si occuperà di salute verde. Sappiamo bene quanto il tema del verde pubblico è uno dei temi strategici e fondamentali, quello che ci chiedono i nostri concittadini, di un recupero di quelle che non solo il patrimonio arboreo, ma anche il grandissimo patrimonio dei parchi, e questo è strettamente connesso anche ai temi della salute dei nostri cittadini. Poi abbiamo Emanuela Ferrante, che è avvocato, capoarea contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, che seguirà i temi dello sport e delle pari opportunità. Per quanto riguarda poi le altre deleghe, io manterrò alcune deleghe che sono cultura e turismo, cultura, PNRR, finanziamenti europei e coesione territoriale, grandi progetti, personale, organizzazione e decentramento, digitalizzazione e innovazione. Sono una serie di deleghe che sono delle deleghe strategiche, perché rispetto a quella che sarà la pianificazione dello sviluppo della città e coordinerà, diciamo, lo staff, che il mio staff che seguirà l'attuazione di queste deleghe, il professor Sergio Logoratolo, che mi affiancherà nel coordinamento dello staff. Alcune altre considerazioni. Ho detto a tutti che noi abbiamo la necessità di rimettere in moto la macchina comunale. La macchina comunale ha due grandi situazioni di criticità: la situazione di bilancio e la situazione del personale, dove c'è un grande deficit di personale legato al blocco del turnover che c'è stato negli ultimi anni e la mancanza di concorsi. Per questo motivo io ho chiesto all'IFEL, che è la tecnostruttura del Ministero dell'Economia che segue gli enti locali, di affiancare l'amministrazione per fare una due diligence della situazione del bilancio e della situazione del personale che faremo nelle prossime settimane. Questo ci consentirà di avere un quadro preciso di quelle che sono di quella che è la situazione, anche per poter operare in maniera molto rapida rispetto a quelle che sono le necessità. Io ricordo che noi non abbiamo ancora il bilancio consolidato approvato, questo determina l'impossibilità da parte mia di poter procedere ad alcuna nomina, compresa le nomine dello staff, a partire dal capo gabinetto. Quindi noi abbiamo la necessità rapida di poter mettere in campo tutta la nostra capacità di riorganizzazione amministrativa proprio per poter rispondere a tutte le emergenze che abbiamo davanti. Due considerazioni finali.
Uno dei temi che noi affronteremo come priorità sarà il tema delle tante periferie della città, dove noi dobbiamo garantire capacità di sviluppo, qualità dei servizi, equità, fare in modo che tutti i cittadini della nostra amata Napoli si sentano uguali, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi ci sarà una grande attenzione alle periferie, ma anche una grande attenzione al decentramento. Per questo motivo, da un lato, nella riorganizzazione amministrativa noi ci sarà una rivisitazione del ruolo delle municipalità, che debbono avere una maggiore capacità operativa e garantire quelle che sono le attività dei servizi di controllo e gestione dei servizi di prossimità, che debbono essere l'antenna dell'amministrazione sul territorio e il luogo di riferimento dei cittadini. Per questo motivo io adotterò la prassi anche di riunire la giunta non solo a Palazzo San Giacomo, ma anche nelle varie municipalità, proprio per dare simbolicamente il segnale, ma non solo simbolicamente, anche praticamente, che noi non stiamo solamente nel palazzo, ma saremo vicini alle persone in tutti i luoghi della città. Durante la mia campagna elettorale ho trascorso molto tempo girando nelle periferie, parlando con le persone, ma anche con le periferie al centro della città, e devo dire che per me questa è stata un'esperienza molto importante, quindi voglio anche in questo modo fare in modo che tutta la giunta, tutti i miei colleghi di giunta possano essere presenti e vicini a quelli che sono poi le necessità dei tanti quartieri e delle tante municipalità della città. Un'ultima considerazione sulla città metropolitana. Io, oltre che ovviamente, come ben sapete, oltre che sindaco della città, sono anche sindaco della città metropolitana, una grande città metropolitana, la terza città metropolitana d'Italia, l'ottava d'Europa, una grande potenzialità, un grande valore, ma anche un grande impegno, perché analogamente al discorso che noi facciamo in città, dobbiamo fare uno stesso discorso nella città metropolitana. Noi dobbiamo garantire efficienza e servizi a tutti coloro che sono abitanti della nostra città metropolitana. Per far questo io ritengo che sia necessaria anche una rivisitazione di quello che è il modello organizzativo e i poteri della città metropolitana, che sono al centro di una riflessione da parte del governo nella riforma del TUEL. Ma indipendentemente da questo processo di riforma, a cui ovviamente daremo il nostro contributo, noi dobbiamo rafforzare una visione strategica integrata della nostra area metropolitana. Sappiamo benissimo che tanti dei problemi di Napoli e tante delle opportunità di Napoli sono strettamente collegate a una visione metropolitana. Pensiamo ai trasporti, pensiamo al turismo, pensiamo alle politiche dello sviluppo e alle politiche dell'ambiente. Per questo motivo, questa è un'azione che partirà nelle prossime settimane, noi rafforzeremo gli strumenti di cooperazione con la città metropolitana, proprio per fare in modo che gli strumenti strategici siano i più integrati possibili. Negli ultimi anni questo non è stato fatto, io credo che sia indispensabile per dare delle soluzioni e delle risposte concrete a quelli che sono i problemi reali e le opportunità vere della nostra città. Ecco, io vi ringrazio, noi adesso cominceremo a lavorare subito, quindi cercheremo subito di poter agire su quelli che sono i fronti più necessari, sia alle emergenze, pensiamo alla galleria, pensiamo al problema dei vigili in scadenza che abbiamo, a cui dobbiamo cercare di dare una risposta nelle prossime ore, su cui già stiamo lavorando.
Noi siamo la giunta, diciamo, è pienamente operativa e quindi faremo di tutto per essere all'altezza di questa grande sfida di cui avvertiamo la responsabilità, ma siamo anche consapevoli che è una sfida decisiva per la città. Noi ce la metteremo tutta e sono confidente che con uno sforzo collettivo riusciremo a riportare Napoli nel posto che merita e nel posto che i napoletani si aspettano. Grazie.